Buonasera, buonasera amici, sono Tinto e sono il conduttore di Decanter su Rai Radio 2. Come potete vedere sono in una sorta di studio, non radiofonico, perché sono in quarantena, no? Ma sono nello studio di casa mia. Ma non sono io il protagonista di questo ennesimo appuntamento, credo siamo forse alla terza puntata, alla quarta puntata, vabbè, non è importante, del Qui da noi con Tinto. Sono alcune conversazioni digital con amici che ci vengono a trovare ogni sera. Staremo insieme per circa una mezz'oretta e tra poco mi verranno a trovare, dopo la sigla, Renato Bernardi e Adriana Volpe. Partiamo! Eccoci qua, buonasera, buonasera, ciao Adriana, ciao Renato, come Ciao, stai? ben Come stai trovati. Adriana? Vi do un bacio, Renato! Gioia mia, Va? Tinto! Come va? Come va là? Come la va? Tutto Allora, bene? facciamo così. Allora, io sono al piano di sotto, Adriana, piano di Sì, sopra. guardo, sto guardando, sì. Sì. Ciao, ditemi se do fastidio, se la musica è troppo No, no. alta, Renato. Allora, voi potete darvi la mano, abbracciatevi, siete di rimpettai, avete scritto anche un libro insieme. E in qualche modo sì, finalmente perché Dammi un la cinque. signora la seguiamo su tutti i canali dappertutto, quindi ormai diventa imprendibile, quindi bisogna approfittare di questa mezz'ora per fare due belle chiacchiere con Adriana, Tinto, che ne dici? Sì, no, assolutamente. Poi tra poco Adriana si trasferirà a Milano e quindi abbiamo fatto appena in tempo, no, Adriana? Ma io la connessione ce l'ho anche a Milano, quindi Sì. io comunque sono sempre raggiungibile. E poi per Renato, sempre, perché io ho un pezzettino del mio cuore, capito? È proprio dedicato a lui. Ma fa il delivery, eh? Mi ha detto che fa il delivery Roma-Milano col motorino, viene con i prodotti qui da noi, quindi parliamo di espressione assolutamente italiana, filiera controllata, prodotti rigorosamente cooperativi, lui te li porta proprio a Milano, a casa, a Brera. Sì, non ho nessun problema a fargli la consegna, anche perché poi tra l'altro lei è molto attenta al cibo, è anche molto esigente, è tra l'altro un'ottima mamma e quindi la scelta dei prodotti e della materia prima per lei è fondamentale, insomma, a Milano avrai a maggior ragione, insomma, anche un paniere ancora più vasto, poi, no? Allora, vi ricordo, Guarda, cari amici, che potete, scusa Adri, adesso ti do subito la parola, che potete scrivere i vostri commenti live su Facebook se avete delle domande per lo chef Renato Bernardi, così come per Adriana, non ci sono problemi. La serata è gratuita, è a disposizione di tutti voi e parleremo ovviamente di alimentazione, lo faremo con il sorriso che non deve mai mancare. Che stavi dicendo, Adriana? parlando anche di cadeau, devi sapere che Renato è una persona molto generosa e allora a Natale si è presentato con dell'olio d'oliva extravergine, ma così buono che io ancora non ho assaggiato qualcosa a quel livello. Proprio per Pazzesco. farti capire come la sua è. Lui ama proprio la ricerca della materia prima che deve essere buona, sana e qualche volta ti dico anche esclusiva, perché molte volte arriva da prodotti territoriali veramente di DOP, di origine protetta, controllata e quindi insomma lui è un fuoriclasse su questo, te lo posso dire. Bravo, bravo Renato. Allora, parliamo di bambini. Tu hai figli, Renato? Sì, io ho due ragazzi, uno di 25 anni e uno di 19 ormai. Diciamo Quindi, insomma, sono bambinoni più che li ho bambini. svezzati, via. Adriana invece è una bambina, io ho due bambini, quindi siamo, insomma, tutti e tre genitori. Gente. In questa quarantena, cara Adriana, e poi soprattutto Renato, che consigli ci puoi dare? Dal punto di vista enogastronomico abbiamo preso tutti tantissimi chili e abbiamo abbastanza cucinato. Come ve la siete cavata, Adriana? Allora, io ho cercato di dare un senso alle nostre giornate, mettendo in cucina anche mia figlia, perché se riusciamo a coinvolgere i bambini anche a realizzare delle ricette, diventa anche un momento di gioco. D'altronde, ormai loro non giocano più in cortile, no? Come Sì. facevamo noi, almeno la nostra generazione. All'oratorio anche.
Ecco, fino a qualche tempo fa erano chiusi anche i parchi, per cui non si poteva neanche andare a fare un bel giro in bici, cioè si doveva veramente vivere solo esclusivamente la casa. E secondo me il posto più importante all'interno della casa, il cuore veramente pulsante della casa è stata la cucina, ma credo per tutti. E aver coinvolto mia figlia è stato un momento, devo dire, molto bello, perché mettere le mani in pasta, realizzare delle cose, e poi vedrai, te lo dirà anche Renato, perché poi è un po' un segreto al quale poi siamo arrivati anche noi, dopo aver scritto il libro, per gli anni, no? di esperimenti che abbiamo fatto, noi abbiamo capito che tutte le cose che i bambini preparano, impastano, fanno, realizzano, in realtà sono tutte cose che poi loro assaggeranno. Quindi se si è furbi come genitori, è un modo anche per accostarli a nuovi sapori e a nuovi ingredienti. Poi adesso lascio invece la parola a Renato, perché Renato, oltre ad essere papà, è una persona, e oltre ad essere un grandissimo chef, è una persona che ha a che fare con tanti bambini. Dillo un po', Renato, di te conosce la realtà dei bambini, la realtà scolastica? Esatto, scolastica soprattutto. Ma sì, guarda, in realtà dietro ai bambini si celano dei grandi segreti, no? Noi da genitori viviamo il momento della casa come, appunto, soprattutto ai tempi del Covid, appunto come un momento di unione tra quello che è, diciamo, il lavoro del genitore, tra virgolette, diciamo, per avvicinarsi ai nostri bimbi attraverso l'utilizzo del cibo. Ma a maggior ragione loro, attraverso proprio la manipolazione del cibo e il rapporto stesso con il cibo che loro hanno, manifestano una serie di sentimenti che a volte vanno oltre le nostre aspettative, nel senso che spesso noi diciamo ci rifugiamo dietro al fatto che i nostri figli in generale non gli piacciono gli alimenti o meno, perché a prescindere non gli piacciono alcuni alimenti. Non è vero, i bambini sono dei fogli bianchi dove poterci scrivere, hanno delle esigenze diverse dalle nostre, chiaramente, e quindi vanno stimolate dal punto di vista del sentimento. E il primo, è una mamma, come ad esempio Adriana, ma come così anche tanti altri papà sicuramente hanno potuto esprimere, è il sentimento dell'amore, cioè la vicinanza nei momenti obbligati ai loro figlioli, che non hanno potuto far altro che donarsi attraverso l'utilizzo della cucina, perché è stato, ecco, quel luogo dove loro si sono potuti mettere in contatto. Quindi, ecco, a maggior ragione la cucina diventa quell'ambiente sano, proprio perché ha potuto permettere ai tempi del Covid di unire i genitori e i figli, facendo i loro esperimenti. Poi ognuno di noi, da qualsiasi parte d'Italia, io persone mi hanno scritto da qualsiasi parte d'Italia, proprio per il mestiere che faccio, come diceva Adriana, insomma, io mi occupo di cibo per bambini in più parti d'Italia, e in più parti d'Italia ci sono le differenze territoriali che noi tutti conosciamo, no? Per i prodotti, per la cultura gastronomica, e quindi i bambini si sono riconosciuti in quel diciamo in quella dimensione, attraverso proprio il territorio e quindi la cucina tradizionale, quindi proprio il rapporto sano con il cibo, che deve essere poi, ecco, fatto anche di pane, olio e sale, se serve, insomma, diceva prima ad esempio Adriana, facendo riferimento a dell'olio. Ecco, però a proposito di territori così diversi, c'è uno stile di vita, a me non piace chiamarlo in altro modo, uno stile di vita, uno stile per mangiare sano, che è la dieta mediterranea, di cui tu, Renato, insomma, sei, diciamo così, ambasciatore, ma anche Adriana, anch'io, cioè tutti, che unisce un po' l'Italia, è vero, cioè basta seguire la dieta mediterranea e si sta meglio. Che ne pensate, Adriana? Guarda, colgo l'occasione proprio intanto per, e sicuramente Adriana sarà d'accordo con me, perché ecco, questa parola di ambasciatore della dieta mediterranea fu un termine che mi diede il professor Migliaccio, il quale ricordo con affetto, insomma, ricordo tutti che qualche tempo fa ricorreva il suo compleanno, nel periodo di gennaio è venuto a mancare, e tra l'altro a noi ha dato una miriade di indicazioni da questo punto di vista, tra l'altro una serie di indicazioni che io sto continuando a seguire con lo studio del professor Migliaccio, attraverso appunto Silvia, la figlia e tutto il loro staff.
Noi in realtà, come dieta mediterranea, in realtà la dieta mediterranea è qualcosa che è molto più grande, è uno stile di vita fondamentalmente, non è legato solo al cibo, no? E pertanto questo deve, diciamo, abituarci a vedere le cose da più punti di vista. Ci è mancato, no, Renato? Ci è mancato tanto, cioè lo stile di vita, il fatto di stare in quarantena è poco mediterraneo. Magari negli Stati Uniti io penso che uno va a fare la spesa online, col telefono, il concetto del mercato, dello stare proprio in piazza. Cioè lo stile di vita mediterraneo non è solo la dieta, ma è anche il fatto di stare con gli amici e di brindare con un bicchiere di vino. Bravo, bravo. E soprattutto il movimento. Il primo aspetto, che tra l'altro è uno di quegli elementi che all'interno proprio del mondo scuola, appunto del mondo delle mense scolastiche, che è sempre più sensibile a questo tema, perché poi quando si entra nel mondo dei bambini gli aspetti che vanno valutati sono molteplici, e appunto in una serie di corsi di educazione alimentare che io tengo per vari motivi, insomma, quello che viene soprattutto sollecitato ai genitori come termini di consigli, ma come proprio termine di educazione ai ragazzi, è il movimento, perché poi il movimento genera una fame sana e pertanto anche il consumo di alimenti di qualità, perché non sei, diciamo, in quel senso, in quel momento viziato da un qualcosa che deve essere uno sfizio, ma hai fame. Pertanto noi come genitori riusciamo in qualche modo a mettere, diciamo, in tavola un cibo più equilibrato, più sano. Quindi diciamo che se c'è una sazietà a tavola, questo diventerebbe più difficile farglielo mangiare, ecco. Quindi il movimento è fondamentale. Com'è cambiato il tuo carrello della spesa? Perché diciamo che forse il fatto di stare a casa, avere più tempo, preparare con tua figlia e quindi gustarsi la cucina, mettendo, come hai detto tu, le mani in pasta, ha un po' cambiato le nostre abitudini. Meno cibo preconfezionato, industriale e più fresco? Certo, ma gli italiani, sai, hanno iniziato a fare la pasta fatta in casa, la pizza, non so se tu mi hai seguito al Grande Fratello, ho sfornato pizze. Ho pensato molto. E quindi abbiamo tutti cucinato tanto, però, allora, chi è genitore e sa una cosa, no? Ed è questo, diciamo, è da questa idea che è partito il libro. Allora, noi sappiamo che cosa fa bene ai nostri bambini. Il problema è che molte volte tu hai un bambino che ti dice: io quella cosa non la voglio neanche assaggiare. Perché quante volte un genitore dice: ma prova, ma assaggia, poi se non ti piace non lo mangi, ma assaggia. E davanti hai un bambino che non è viziato, no, è semplicemente deciso, e ti dice: no. Perché, sì, sì, amore? No. Ok. Partendo da questa scenetta, io avevo Giselle piccola e c'erano tante cose che non mangiava, per esempio le lenticchie, che so che fanno tanto bene perché non possiamo dare sempre troppa carne ai bambini, dobbiamo cercare di dare anche delle proteine di origine vegetale, no? Allora cercavo magari di far mangiare i legumi, le lenticchie, e insomma era difficile, perché solo il colore, cioè solo come vedeva la lenticchia, lei diceva di no, proprio solo perché la vedeva. E ci siamo inventati, vedi, è lì la ricerca, il vero lavoro e la parte secondo me geniale, esclusiva di questo libro, è la ricerca che Renato ha fatto, e noi siamo riusciti a capire che molte volte non è l'ingrediente che non piace, anche perché, ripeto, manco l'ho assaggiato, ma è come viene proposto. Quindi lui è riuscito, e abbiamo fatto molti test, devo dire. Il Giselle ci ha aiutato. I bambini, ecco, e i compagni dei nostri figli. Abbiamo capito che molte cose, bisogna essere un po' furbi, anche nel proporre quegli ingredienti. Anche, per esempio, il pesce. Una cosa è se tu prendi il pesce sfilettato, e una cosa è se invece fai delle palline, dei roll che sono sempre fatte, delle polpettine che poi magari sono anche croccanti perché li hai fatti passare sul riso soffiato o con il cornflakes, quindi gli hai dato quella croccantezza. E se dai anche una forma, e Renato su questo anche nel libro si è sbizzarrito, quindi ha fatto per esempio una ricetta, ti dico, quando mi ha detto il cambio, il pit stop delle gomme, le gomme sono delle polpettine,
capisci che hai unito gioco, divertimento, creatività, perché poi puoi anche far interagire il bambino con la creatività anche stessa del piatto, e ti assicuro che allora lì arriva la magia. La magia è il bambino che assaggia e si accosta a quel nuovo sapore. E quindi ti dice, così mi piace. Eppure, sì, com'è possibile? Ieri non lo volevi neanche assaggiare, e grazie a questa ricetta, a queste attenzioni che sono state poi trascritte e divulgate, perché secondo me è una cosa che va condivisa, e le potete tutte trovare in questo libro. Ecco, eccoci qua. Ecco le foto. Renato aveva forse dei capelli un po' più lunghi. Il stop di pesce. Andando avanti col tempo iniziano a essercene sempre di meno, in realtà rimangono tutti dietro, ecco. Esatto, l'unica cosa che può arrestare la caduta di capelli si dice sia il pavimento, d'altra parte, insomma, è l'unico che può fermarlo. Qui abbiamo delle pagine del libro, che attualmente ovviamente è presente, lo potete comprare online, e quindi anche l'aspetto cromatico e fotografico, dicevamo, è fondamentale, Renato. Cioè, tu dove trovi ispirazione? Perché poi l'occhio vuole la sua parte, si dice. Allora, parto sempre dal bambino, nel senso che il bambino di sé ha un mondo a colori, no? Se pensiamo anche ai tempi del Covid, no? Abbiamo visto tutti gli arcobaleni, quindi proprio lo spirito di un bambino è sempre colorato, pertanto partendo da questi elementi, diciamo, in cucina già vinci, perché metti in condizione appunto il bambino stesso di consumare volentieri un tipo di pietanza. La ricerca poi non solo legata al fatto cromatico, ma dando appunto quelle possibilità appunto ai ragazzi che vanno a tavola di avvicinarsi a degli alimenti che potrebbero essere ostici, no? Ad esempio, no? Facevamo prima, menzionavamo le lenticchie, così come io ti posso garantire, ho migliaia di bambini, io sono responsabile dell'industria alimentare di una struttura che fa qualche migliaia di pasti al giorno. Lui gestisce, capito, il menù di migliaia di bambini, quindi ha voglia e sa quello, diciamo, che torna indietro. Cioè, questo parallelamente al mio mestiere di chef di cucina, insomma, con le varie attività, insomma, quelle fortunate anche con Adriana, insomma, di divertirci ogni tanto in TV, ma questo da 25 anni, quindi ho visto anche come è evoluto il mondo dal punto di vista del gusto dei bambini. 15 anni fa erano palati differenti, 20 anni fa e così 5, quindi ogni anno c'è un cambiamento. Ora ti posso garantire che, nonostante i bambini a prescindere dicono sempre di no, c'è una controtendenza che spesso si manifesta proprio negli ambienti scolastici, dove ci sono genitori che sono venuti a dirmi, o almeno ai miei collaboratori, sono venuti a chiedere perché alcuni bambini mangiavano la minestra a scuola, dice, io non riesco a fargliela mangiare a casa. Perché magari nell'ambiente scolastico, quindi anche, diciamo, un po' la sintonia con gli altri ragazzi, con gli altri bambini, quindi questo, diciamo, questa non imposizione del cibo, perché magari il genitore che ha sempre l'ansia, no? Noi siamo dei genitori ansiosi dal punto di vista della tendenza, abbiamo bisogno di nutrirli in tutte le maniere, no? Quindi siamo, tant'è vero che c'è purtroppo un eccesso di bambini di obesità infantile e tutta una serie di problematiche legate al troppo cibo. I nostri bambini purtroppo mangiano troppo. Questa è una realtà che emerge dal Ministero della Salute, insomma. Non sono, si muovono poco, come abbiamo detto già prima, che anche quello è fondamentale. Esatto. Però ci sono, ad esempio, usando delle accortezze, io ho scoperto, ad esempio, che mettendo dei pinoli insieme agli spinaci, i bambinetti, mi piace chiamarli così, ma fino ai ragazzi di 13 anni delle scuole medie, insomma, che oggi sono 1,80 m di roba, insomma, sono enormi, per cercare il pinolo, il bambino che cerca il pinolo si avvicina allo spinacio. Pertanto, a me non interessa che il bambino mangi in questa fase 70 grammi di spinaci, perché forse non sarei in grado di mangiarli neanche io, ma
a me è interessato che il bambino o la bambina di turno si avvicinasse a quel verde così pericoloso nella loro, diciamo, visione. Appunto, l'utilizzo dei pinoli, così come di altri stratagemmi, hanno fatto sì che i bambini iniziassero a mangiare la verdura. E così, ad esempio, nell'utilizzo dei primi piatti, noi siamo un popolo di, come si dice a Roma, pastasciuttari. Noi siamo deputati da nord a sud per i primi piatti. Noi siamo... Guarda, a proposito di questo, scusa se ti interrompo, Renato, per farvi capire, amici che ci state seguendo, com'è cambiata la società anche dei consumi dopo il Covid, c'è stato il boom della pasta. In un paese come l'Italia, negli ultimi anni avevamo perso il cosiddetto primato del consumo di pasta a favore di diete magari super proteiche, proteine animali, magari molto in voga nei paesi anglosassoni o negli stessi Stati Uniti. Una delle diete più famose arriva da un dietologo francese che appunto prevede tantissimo uso della carne e meno dei carboidrati, quindi della pasta. Cioè, questa crisi ha fatto riscoprire la pasta agli italiani perché è economica. Un pacco di pasta se lo possono permettere tutti, anche se è pasta di Gragnano oppure pasta di super qualità, si mantiene. Quindi vi ricordate quando non potevamo uscire per andare a fare la spesa, avere insomma un piatto, un pacco di pasta in casa e non doverlo comprare ogni giorno, non lo dovevi mettere nel frigo, non ha scadenza. E terza cosa, chiunque, senza essere Renato oppure un grande chef, un piatto di pasta insomma te lo sai preparare. Quindi è stata la vera grande rivincita della pasta. Tra l'altro, vabbè, dice Adriana. Ma io ho mangiato, ti dico, tantissima pasta, pasta fatta in casa perché mi sono anche divertita tanto, ma ti dico, ho mangiato anche riso e ho comprato anche quinoa, cioè quinoa abbinata al riso, abbinata al farro. Quindi ho cercato di proporre ogni volta un primo diverso, tortellini, ravioli. No? Cioè, ho cercato veramente di non fare sempre solo la pasta al pomodoro, ecco, quindi fare anche condimenti differenti, quindi con un pochino di fantasia, però abbiamo capito che i carboidrati, come hai detto tu, quindi la pasta è un ingrediente che non può mancare nella nostra alimentazione, nella nostra cucina. Abbiamo detto anche, Renato, del discorso, cosa vuoi aggiungere? Poi ti faccio la domanda. No, ti aggiungo che tra l'altro poi è un ottimo traghettatore di sapori, no? Perché con un riso riesci a far mangiare più facilmente la zucca ad un bimbo, riesci a fargli addirittura, io riesco a far mangiare la scarola, ma a migliaia di bambini, non a 2-3 insomma, ecco, non è perché magari mi invento chissà che cosa. Cioè la pasta, in questo caso... Nel consumo, diciamo, dei bimbi, dei ragazzi, riesce a far passare quegli ingredienti in modo molto più efficace. Gli asparagi, è difficile che un bambino mangi gli asparagi, no? Con un po' di pasta, chiaramente, o con del riso, giustamente come menzionava, anche altri cereali, il farro, l'orzo, insomma, oggi possiamo veramente sbizzarrirci. Sicuramente riescono a dare appunto la possibilità al bambino di avvicinarsi ai vegetali, perché poi fondamentalmente la resistenza più forte ai vegetali sì, è un pochino al pesce. È vero, è vero. Allora Danila ci scrive: sì, noi abbiamo fatto tanta pasta in casa, molto apprezzata da mia figlia, ma la cuoca non sono io, e ovviamente le faccine. Fabio scrive: Adriana, sono d'accordo con te, ci vuole tanta fantasia anche in cucina. Poi c'è una domanda per Renato, dice: sei responsabile di migliaia di bambini, come pesce gli diamo il pangasio cinese o un prodotto magari italiano delle nostre cooperative? Ma insomma, intanto esatto, insomma, bisogna tener conto che la ristorazione collettiva prevede degli stoccaggi molto più importanti, pertanto la filiera che deve essere seguita all'interno di centri cottura, ma parlo a livello nazionale chiaramente, deve avere la disponibilità di sempre la stessa calibratura e soprattutto sempre della stessa altissima qualità che deve essere erogata a un pasto che va distribuito dentro qualsiasi scuola. Il pangasio a me non risulta che venga così distribuito con facilità, anche perché non è necessario. Oggi
immaginare di comprare l'oratina di Orbetello sarebbe un'ipocrisia, però ci sono prodotti surgelati di altissimo profilo, pescati nell'Atlantico, chiaramente, che possono permetterti di dare un prodotto costantemente e soprattutto controllato. Sicuramente l'orientamento è quello di andare sempre verso più i prodotti a filiera corta, e questo vale anche per quanto riguarda i prodotti, diciamo, di natura animale, no? Quindi il pesce e quant'altro. Ma il problema è che, essendo molto alto il numero dei pasti che vengono erogati tutti i giorni, si rischia di andare in cosiddetta rottura di stock, cioè che tu non riesci a rispettare il menù della scuola, qualsiasi comune esso sia, perché i numeri ormai sono veramente molto elevati. Il pangasio, almeno nei refettori dove io, dei refettori che mi occupo, in alcuni dove faccio consulenza, non mi è mai capitato di vederlo. È un po' una leggenda, diciamo. Sì, è il pangasio del Tevere, forse. Si pensa sempre che nelle scuole ci sia sempre un'alimentazione di seconda classe. Questo non è vero, perché tra l'altro il nostro sistema igienico-sanitario, proprio dal punto di vista proprio dei legislatori, di chi ci governa, è molto serrato. I controlli dentro le scuole di tutta Italia, vi posso garantire, veramente da Trento a Palermo. Da Trento Adriana ne sa qualcosa. Eccoci. Ecco, da Trento, tanto per una città a caso, è molto serrato, pertanto anche gli operatori. Adesso ci sono anche dei grandi controlli, sì, da parte dei genitori stessi, perché le scuole comunque oggi permettono di verificare il menù che viene portato a tavola ai bambini, e quindi, insomma, c'è un doppio controllo. Adesso c'è una grande interazione e soprattutto un grande senso di responsabilità. Esatto. Quindi questa è la cosa, cioè si vuole il bene dei nostri figli, e quindi, ripeto, più controlli ci sono, meglio è, e molte volte è importante che anche il genitore stesso magari ogni tanto faccia capolino. E il fatto che le scuole permettano questa apertura, questo controllo, vi fa capire che, insomma, c'è grande trasparenza. E poi affidarsi a dei professionisti, per esempio come Renato, che hanno esperienza per gestire grandi numeri e coniugare la quantità con la qualità, perché è doveroso. Allora, abbiamo pochi minuti di trasmissione, tantissimi stanno scrivendo, io vi ringrazio veramente per essere stati qui da noi, ma una domanda per Adriana, che tra poco andrà a Milano, l'abbiamo detto, una nuova avventura professionale. Io sono molto molto contento, lo sai, ti ho anche scritto poi in privato quando sì, ho appreso la notizia. L'ultima volta ci eravamo visti sulla 7, aggiungiamo un numero, e quindi sull'8. Da quindi quando? Lo stesso canale del telecomando, quindi TV8, con tutta la corazzata Sky che avremo alle spalle, e siamo pronti per realizzare dal 29 di giugno, quindi da fine giugno inizia questa nuova avventura. Oggi è 21. Quindi manca un mesetto, tra un mesetto si debutta. Ma ci puoi dare qualche anticipazione? Per esempio, ci sarà anche uno spazio per parlare di agricoltura, di alimentazione e via dicendo? Oppure state a stecchetto? È un canale che è molto anche sensibile al tema della cucina e dell'alimentazione. Tu pensa solo anche ai programmi, per esempio di Borghese, quattro ristoranti, transitano anche sempre nomi importanti da Barbieri, Cannavacciuolo, insomma grandi chef. Spero che ci sia anche Renato, che mi verrà a trovare. Quindi è una rete che, insomma, punta tanto anche sul tema e sull'attenzione della cucina, però adesso non ti posso anticipare nulla, certo, perché certo, daremo, diciamo, tutte le novità a giugno, quindi a giugno, verso, insomma, per metà giugno, ecco, due settimane prima rispetto al debutto, snoccioleremo tutte le novità. Quello che ti posso dire è che sarà un programma dove ci sarà, secondo me, un nuovo linguaggio. Punteremo tanto a cercheremo proprio di
l'innovazione, cercare proprio un linguaggio moderno, diretto, vero, creare un'empatia con il pubblico e raccontare la vita degli italiani con grande trasparenza, anche perché avremo Sky TG24 alle spalle che con la sua, diciamo, con la credibilità e con tutta la corazzata di talenti che potranno, insomma, impreziosire tutto quello spazio. Guarda, sono molto contento, poi come si dice in bocca al lupo, e la volpe è più furba del lupo, quindi il lupo se lo magna, diciamo. Allora, prima di salutarvi, proprio flash, tre cose che vi portate via, diciamo, da questa esperienza, però non vorrei le cose negative, perché diciamo la parte del bicchiere mezzo vuoto a noi non piace, pensiamo al futuro, a quello che verrà piuttosto che quello che è stato. Tre cose positive di questa esperienza. Vai Renato. Io ho lavorato in questo periodo, uno è che sono riuscito a scrivere un altro libro, tra l'altro questo libro che uscirà nei prossimi giorni tratta la narrativa, quindi mi ha diciamo proiettato ad una esperienza totalmente nuova, tra l'altro fatto con circa 250 ragazzi di tutte scuole alberghiere di tutta Italia per sensibilizzare anche il mondo delle scuole alberghiere a certi temi che si legano in qualche modo al mondo della cultura, e quindi questo è stato un aspetto positivissimo. Libro. Il secondo, che sono riuscito a girare nel mio orto e prendere il sole, e quindi insomma sono riuscito in qualche modo a rilassarmi facendo tutte le attività di papà, e il terzo di fare insomma un pochino di mente locale sulle cose future che dovrò andare a fare sia come uomo che come professionista. Adriana, le tue tre cose positive di questo post, sapete c'è AC avanti Cristo e dopo Cristo, adesso dovremmo cambiare, fare AC ante Covid e post Covid, dopo il Covid. Allora, intanto ho dato un senso al fatto di rimanere in casa e quindi mi sono stritolata la bambina, cioè dopo 70 giorni di Grande Fratello dove sono stata lontana, devo dire che proprio me la sono goduta, cioè sono proprio fisicamente ce l'ho avuta vicino, e quindi questo significa gli affetti, quindi tu capisci il valore della famiglia, il valore degli affetti e ti fa capire veramente anche i principi su cui poi si deve fondare la nostra vita. Quindi punto numero uno, la famiglia. Poi un altro momento importante secondo me è la presa di coscienza che l'Italia e il popolo italiano è un popolo molto generoso. E questo è un altro punto che adesso io porto nel cuore, cioè la generosità degli italiani. A me hanno toccato tanti momenti, dai flash mob dove le persone cantavano le 18, dove tanti hanno, non so, gli infermieri che invece di lavorare 8 ore ne lavoravano anche 12. Cioè questa, la forza che gli italiani hanno avuto nel rispettare anche le regole, ci fa capire che ognuno di noi è forte e ognuno di noi ha una, quando si dice no, no one like you, cioè nessuno è come te, quindi abbiamo riscoperto secondo me le nostre identità, no? E quanto siamo forti quando siamo uniti. Nella difficoltà si ritrova l'identità, è vero. Quindi secondo punto, terzo punto, adesso è una ricerca che secondo me ognuno di noi deve fare e che io sto facendo per cercare di avere adesso una visione positiva. Cioè ora dobbiamo rimboccarci le maniche, vivere intensamente il nostro presente, non abbassare la guardia, però adesso dobbiamo darci sotto, cioè dobbiamo ripartire. L'Italia deve ripartire, deve rimettersi in moto e dobbiamo avere tutti un grande senso di responsabilità. Quindi mi rimane la responsabilità, cioè se prima magari eravamo un pochino più superficiali, oggi credo che
sia più vivo questo sentimento. Grazie ad Adriana Volpe, grazie a Renato Bernardi, grazie di essere stati qui con noi, qui da noi, insieme a Tinto, per queste brevi conversazioni digital, per passare una serata diversa. Noi tre amici speriamo di vederci presto, magari a Milano oppure a Roma. L'appuntamento con qui da noi è giovedì prossimo. Te lo ricordi? Eh? Il vai. Te lo ricordi? Dimmelo. L'abbiamo visto prima. In sola impressione. Lo ricordi? Matteo, rimetti per favore l'immagine del libro. Scusa, eh? È la volpe, è la volpe. Eccolo qua. Mi piace. Così mi piace. Io avevo detto così ci piace. Adriana Volpe, Renato Bernardi, sono arrivate tantissime domande a proposito del libro, ma ci sono consigli per far mangiare la verdura ai bambini? Ma sì, non solo verdura, si parla di tantissime cose super buone. È un libro fotografico, ci tengo a dirlo. Io l'ho regalato a mia mamma, perché prima l'ho sfogliato e poi ce l'ha mia mamma, e quindi ci sono consigli facili da seguire, ricette molto semplici, ed è a disposizione. Pensa, ti do questa piccola pillola che è un dettaglio di questo libro che va veramente fuori dagli schemi. Addirittura c'è il commento del dentista. No. Nelle ricette c'è il consiglio dei dentisti. Ma perché... dopo il torrone? Perché c'è una ricetta col torrone. No, il torrone. È per quello, è così mi piace, capito? Cioè, nel senso che noi siamo andati avanti, abbiamo fatto veramente una marea di ricerche, quindi io credo che è un libro che uno può sfogliare, prendere spunto per delle ricette e avere un sacco di pillole, di consigli, capito, da poter mettere in pratica. Grazie a Renato e grazie a tutte le persone che hanno collaborato, che hanno scritto anche nella prefazione. E così, noi ci abbiamo messo il cuore, quindi l'abbiamo fatto con grande passione perché siamo arrivati a dei risultati e li abbiamo voluti condividere con chi è genitore, con chi insomma ha bambini. Così ci piace, visto che siamo tanti a seguire questa diretta. Grazie a tutti, grazie Adriana, grazie Renato. L'appuntamento con qui da noi è per giovedì prossimo, sempre alle ore 21:45. Ciao da Tinto! Ciao, grazie a tutti! Ciao!